Nel match clou della sedicesima giornata il Campobasso supera 1-0 il Chieti e balza al primo posto solitario in classifica. A decidere il match un lampo di Grandis. I neroverdi giocano un buon incontro sotto il profilo della volontà, ma è mancato il passaggio decisivo. La squadra di Chianese si presenta in Molise con 4 novità rispetto alla partita di domenica scorsa con il Real Monterotondo. In porta out l'infortunato Antignani sostituito da Serra, al centro della difesa torna Postiglione dalla squalifica e a sinistra debutta Giuseppe Caterino, classe 2005, prelevato in settimana dal Vasto Girardi. L'ultimo cambio è in attacco, dove in luogo dello squalificato Alessandro Gatto, Chianese rilancia Masavud. Il Campobasso di Pergolizzi conferma invece 10 undicesimi della squadra che ha vinto a Notaresco con l'inserimento del neoacquisto Nicolas Di Filippo al posto dell'infortunato Gonzales. Avvio molto intraprendente del Chieti all'ottavo minuto, buona chance su calcio di punizione, ottimo controllo di Masavud che si libera bene ma conclude a lato da ottima posizione. 23esimo, improvviso il vantaggio molisano, azione un po' confusa, uscita di Serra non risolutiva, pallone quasi perso, arriva a Grandis che inventa un gol molto bello, seconda rete consecutiva per il centrocampista rossoblu. Ancora a Campobasso in avanti, al 26esimo Persichini dal limite, bravo Serra a deviare in calcio d'angolo. 33esimo, brutto pallone perso dal Chieti sulla tre quarti, il Campobasso può distendersi, Pacillo a campo, la sfera arriva a Di Nardo, tutto solo ma calcia male fallendo una ghiotta opportunità. 41esimo, calcio di punizione per i padroni di casa, sul pallone c'è Maldonado che pennella. Un tiro imparabile per Serra, ma la traversa salva il Chieti. La ripresa si apre al quarto minuto con una doppia sostituzione nel Chieti. Entra Marino per Caterino, infortunatosi, e Di Sabatino per Vincenzo Gatto. Al nono si vede il Chieti, azione sulla destra di Canale che mette dentro. Fallo viene anticipato di un soffio dal portiere Esposito. Entra anche Ardemagni per Mercuri. 24esimo, Chieti ancora in avanti, dalla distanza ci prova Salvatore al lato di Poco. 31esimo, si rivede il Campobasso, Maldonato serve il Serra Molisano che impegna in calcio d'angolo il portiere neroverde. 33esimo, il Chieti in avanti, angolo e colpo di testa di Fall, troppo centrale. 36esimo, pericolosa ripartenza del Campobasso, fa tutto da solo Persichini che sfiora il palo alla sinistra di Serra. Al 42esimo reclama un calcio di rigore il Chieti per questo contatto in area, Fall forse cinturato cade, l'arbitro però non interviene. Non accade più nulla e dopo 5 minuti di recupero arriva il triplice fischio arbitrale. Mercoledì, ultima gara del girone di andata del 2023 all'Angelini, arriverà il Matese.